Sai, Guido è un po' come me. Io penso, noi seguiamo più il tempo, le stagioni, il ripetersi delle cose. Noi siamo più, seguiamo più questo, il tempo, la natura così, nel suo ripetere, l'estate, il calore dell'estate, i frutti, i fiori, poi la primavera, l'inverno, le piogge, il vento, gli uragani, gli arcobaleni, le trombe d'aria. E siamo sempre su questa cosa, sugli echi di questo sentire, che è sempre lo stesso. Qualche stagione non ci rappresenta, poi arriva la nostra e va là, cogliamo le cose che possiamo cogliere così, ma. Nei vicoli del nostro passare, la polvere agitava i capelli. I nostri occhi arrossati, all'alba da pagine fitte. L'osservammo sfilare. Mostrarci la schiena, quell'amore che ci stava ingannando. Con la pittura coglievo meglio di prima l'alienazione psichica che mi aveva tormentato per anni, sino a portarmi fuori da me stesso. Oggi posso soltanto più vivere negli attimi che vincono in me la morte. Mi pare di essere un ottimista stroncato dalla realtà che dispera e mi dispera. Non ho equilibrio, non riesco ad ottenerlo. Vorrei invece una vita normale. Odio la solitudine e se l'amo è per disperazione. La pittura, fisicamente più viva della parola più difficile, mi liberava. Non voglio tutto sapere, la mania deplorevole di oggi. Credo di non dovermi aspettare più nulla. Questo interrogativo mi dilania. Non voglio aver già vissuto tutto. Naturalmente eravamo spinti a leggere le cose che trovavamo di lui frequentandolo, ma non in grado io di dirgli e di capire la qualità. E allora dire: guarda, l'avessi adesso Guido, gli direi: ma guarda che bella, guarda che freschezza, guarda questa immagine. Rileggendo queste cose, io trovo notevolissime. Ho trovato anche delle immagini. Delle immagini che mi hanno ricordato persino il Biamonti. Questa foto importante con Francesco Biamonti al 54, perché il ritratto che Balbo fece a Guido con la stessa maglia. maglia è del 54. Mentre Guido era una persona che senz'altro spontanee, che poi i materiali che scriveva li dava con grande facilità, con grande. E qui in Biamonti abbiamo la personalità opposta. Per Francesco lo stile era molto, molto più importante di quanto non fosse Certo, per è Guido un'altra Seborga. visione proprio sulla Per stessa. Francesco c'era lo stile, per Guido Seborga c'era il realismo, c'era diciamo, la vita. Guido si divertiva di Francesco e Francesco si divertiva di Guido, perché erano due persone che si integravano, avevano il senso dell'humor, osservatori della vita e degli uomini. E
e per cui trovavano motivo di divertimento sano, di divertimento intelligente nella vita che incontravano. Amorevolmente mi ha guardato anche quando è partito, che era già sofferente, tutto, voglio dire, mi ha salutato con gentilezza, perché lui era molto gentile. Poi nella battaglia, nella violenza, o politico o da letterato, se c'erano degli scontri, allora usciva la sua forza, ma era anche arguto, era preparato, aveva una dialettica enorme. Lo portava a un certo ottimismo e su certe cose, il credere che una determinata affermazione o una determinata manifestazione, o che poteva essere una mostra, un dibattito, una conferenza, una parola, potesse influire a modificare in meglio il mondo o a gettare le basi per un qualche cosa che avrebbe proseguito anche d'oltre. Vincere l'anzianità è il compito più valido e difficile per l'uomo. Io non ho mai dimenticato queste due immagini di Guido, a contrasto, la vitalità del Guido degli anni 50 e 60, questo vulcano in tutti i sensi. Ecco, con la dolcezza degli ultimi anni. Questa persona di un affetto straordinario, commovente, questo senso dell'amicizia e questa sensibilità veramente toccante. Quando è morto sono rimasto male, non sono riuscito ad andare a Torino. So che ho preferito andare in macchina su a Can Martin, dove andavamo qualche volta, in quegli scogli così speciali, guardando il mare, ho pensato al Guido così. So che è una cosa un po' particolare, un po' strana, che tanti dicono, ma sei un po' folle, un po' matta, ma mi sembrava di essere più vicino a lui, così come facendo questa forma così, ho pensato al Guido e penso che sia Guido veramente. Tutte le volte che la vedo e faccio un saluto come se vedessi Guido. E non ho fatto mai vedere a nessuno, salvo la mia famiglia. Certo, non è Guido, ma è Guido, non è per me Guido. Ecco. L'atteggiamento, la posizione della testa, a Guido piacevano queste mie invenzioni così particolari.